Ebbene sì, è arrivato il momento. Sapete, mi mancherà questo paradiso, ma forse mi mancherà vivere da solo a 17 anni, perché non pensavo fosse così. Beh, all'inizio uno si aspetta che è bello, che ci si diverte, ma poi non è mai così, raga. Non è mai così, perché ti ritrovi a dover pulire, mentre prima c'era mia madre che puliva il piatto sporco. Ad oggi non più, e ero io. In questo mese non c'era mia madre, c'ero io che se sporcava una cosa la dovevo pulire, se facevo sporcizia in camera mia la dovevo pulire. E questo, sapete, mi ha dato tanto. I ragazzi in questa villa, gli youtuber di questa villa, mi hanno dato tanto, e sono veramente contento di aver intrapreso questo percorso con loro. Li ringrazio dal primo all'ultimo. E ciao a tutti ragazzuoli, bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Ebbene sì, allo scolcare dell'alba non sarò più in questa casa. Raga, è notte fonda e ci siamo, manca poco alla partenza. Oh mio Dio. Ragazzi, io sono veramente triste, perché dopo un mese in questa villa devo lasciarla. Cavolo, è un'emozione che non mi immagino. Adesso si ritornerà alla vita normale. Adesso finalmente tutto andrà come prima. Si ritornerà a scuola, non ci sveglieremo più tutti insieme, non faremo più colazione tutti insieme, non mangeremo più tutti insieme, non ci divertiremo più tutti insieme, perché uno sarà a 1000 chilometri di distanza, l'altro a 500, l'altro a 800. Raga, io sono molto emozionato di aver fatto questo percorso. E prima di salutare tutti gli altri, perché sì, io e Cap partiremo per la Sicilia, poi tra 5 giorni lui partirà per Rimini, e quindi ci divideremo anche con Cap, voglio salutare la villa. Ragazzi, mi mancherà questo salone, mi mancherà tutto, mi mancherà questa cucina, mi mancherà questo giardino, questa porta. Ma prima di lasciare una volta per tutte questa villa, voglio andare a fare un salto nella piscina, perché quella mi mancherà più di tutti. Raga, è stata un'emozione veramente fantastica stare qui per un mese e convivere con persone che avevano e hanno la mia stessa passione. Eccola qua, piscina. Mi mancherai, mi mancherà tutto di questa villa, anche questa doccia che non ho mai utilizzato. Raga, ombrellone, mi mancherà tutto. Io non so, sarà dura lasciarla, ma purtroppo dobbiamo ritornare ai nostri doveri, e purtroppo dobbiamo capire che le vacanze hanno un inizio e una fine. Finito di registrare questo video, andrò a preparare la valigia, perché tra meno di 2-3 ore forse partiamo. E voi, io sono proprio curioso di vedere cosa sta facendo Cap in questo momento, quindi andiamo a trovarlo in stanza. Penso stia facendo la valigia, non lo so. Ecco qua, raga, ci dirigiamo verso la stanza di Cap. Vediamo cosa sta facendo in questo momento. Allora, eccolo qua il capitano. Cap, che mi racconti? Sei pronto? Vedi che tra meno di 2 ore partiamo. Ma che cacchio dici? Ma è già 3-4 ore. Vabbè, 3 ore e mezzo circa. Sei pronto a partire? Verrai a casa mia e festeggeremo il mio compleanno. Vabbè, sei contento? Andare da un senza tetto. No, in realtà vi dirò la verità. Mi dice ogni giorno: non vedo l'ora di partire in Sicilia. Cosa vorresti dire? Mai non detto, è vero? Mai detto. A proposito, mai. Ma la bella valigia. No, mi piace, perché comunque vedo che le valigie le hai fatte. Ma è tutto pronto. Ascolta, per... raga, posso far tutto, sto ritando. Ah, certo, no, perché tu editi. Allora, sono le 22 circa e noi partiamo al... Io sono sicuro, Cap, che appena verrai in Sicilia non vorrei più andartene. Io sono sicuro che appena verrò in Sicilia me ne andrò il giorno dopo. Sì, vabbè, ok, non è che se non abbiamo i treni elettrici, cioè nelle mie città non ci sono i treni elettrici, devi farne un problema, eh. Ci sono le macchine, le biciclette, i trattori, i monopattini, no, te lo giuro, non esistono da cavalli. Vabbè, guarda, comunque io noto che tu, tanto perfettino che sei, non hai fatto la valigia. Io vorrei capire quando hai intenzione di farla, dato che manca poco. Sei sicuro, Cap? Oh, io comunque vado a salutare tutti gli altri. Sai, mi dispiacerà lasciare questa villa a te. Direi. Vuoi dire qualcosa per la villa? Ma io non ce la faccio, non la voglio lasciare dopo un mese qua. Vorrei dire che vorrei finire di editare. Sì, ma dopo un mese qua. Voglio finire di editare. Ma come sei qua, Cap? Dopo un mese. Ma come faremo a lasciare? Come faremo a lasciare questo mondo? Vabbè, Cap ancora non è. Ecco, non hai un'emozione. Scusami, alzalo tu, bella. Ciao. Raga, sarà dura. Vado a salutare per l'ultima volta Otti e vediamo che succede. È permesso? No, mi fa piacere, perché comunque Otti. No, vabbè, no, mi piace, perché comunque Otti si vede che è in stanza. Raga, vado a cercare Otti. Sarà veramente dura lasciare la villa, raga. Io vi giuro che questo è un video troppo difficile da fare per me. Otti, ciao. Ciao.
Ciao. Ecco, finisci pure di... Oh, ti sai che questo è l'ultimo saluto che ci faremo, bro. Lo so. Mi non è proprio l'ultimo, l'ultimo è quello dove io ti porto in macchina. Vabbè, comunque è il video saluto, quindi... Otti, che vuoi dire alla fine di questa avventura? Hai qualcosa da dire? Ti è piaciuta? Non ti è piaciuta? Certo che mi è piaciuta. Cosa ti è piaciuto di più in questa esperienza? Te l'ho già detto, tu che lavi i piatti, che... dai, Otti, vabbè, se non sono nato per far quello, cioè non mi piace, non riesco, che devo fare? Però, raga, Otti è stato il papà della situazione, quindi io ci tengo a ringraziarti, bro, perché ci ha portato dove volevamo, raga. Cioè, e questo è veramente, cioè, da stimare molto. Quindi, Otti, io ti posso solo ringraziare per tutto quello che è successo in questa villa. Per me sei stato come un fratello maggiore. Che dire, io ti voglio tantissimo bene. Speriamo che ci rivedremo a diversi livelli, bro. Speriamo di rivederci presto. Tu anche sei contento di rivedermi presto? Certo. Vero? Sicuro? Sì. Veramente? Sì. E allora, raga, a 50.000 like, Otti verrà una settimana in Sicilia. O tu verrai una settimana a Pada. Vabbè, la stessa cosa, 50.000 like, tanto non ci arriveremo. Comunque, bro, grazie ancora di tutto. L'ultima volta la mano e... che dire? Ciao, bro. Hai trovato il mio video? No, non l'ho trovato. Vabbè, 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 vabbè. Eccolo qua, Zerbian Papi. Zerbian Papi. È la zio Sgrewere. Quando partite con Zerbian? Domani partiamo. Torniamo qua stanotte. Ah, e domani partiamo. Fantastico. Fantastico. Io partirò questa notte, quindi vi posso solo salutare. Vi devo ringraziare per tutto quello che avete fatto per noi. Grazie. Un ultimo bacio. Grazie a te. Siete stati come un padre e una madre. Vi voglio veramente bene. È simpaticissimo, ragazzi. Continuate a seguirlo. Dai, grazie mille. E ciao, mi rinchiudo in camera mia. Ciao. Ciao, ciao, ciao la sorella di Zerbian. Ciao, ciao, ciao. Beh, che dire, raga. Simpaticissimi anche la famiglia di Zerbian. Zerbian però la sta reccando. Quando finirà andremo da lui e lo saluteremo. Raga, io vi giuro sto piangendo. Non boh, a pensare che... Vabbè, io parlo tanto di capo, ma non è che la mia stanza sia messa meglio, Cioè, un porcino, che cazzo. Beh, vabbè, però una parte della valigia è fatta. Guardiamo il lato positivo, Non guardiamo solo quello negativo. Non guardiamo solo quello negativo. Detto questo, adesso aspettiamo che Zerbian finisce e vado a salutare l'ultimo bro della giornata e... nulla. Poi ci toccherà lasciare la villa tra due orette. Benissimo, Zerbi ha appena finito di registrare, quindi vado a salutarlo e andiamo. Non c'ha la maniglia, vabbè, va. Io guarda te che mi tocca fare. Devo aprirlo con la chiave. Ma si può? Vabbè, raga, è assurdo. Zerbian è veramente qualcosa di assurdo. Oh, Zerbi! Come va, bro? Nulla. Allora, sono venuto a salutarti, bro. Tra due ore parto. No, tra due ore, bro. Tra due ore, bro. Tra due ore parto. Ragazzi, è stato bello stare in villa con Crazy, raga. È venuto soltanto alla fine, però è stato bello. Vi dico la verità. Da quando l'ho visto online, non pensavo fosse così simpatico. Mi tratta, ragazzi. Grazie. È ancora più tosca. Raga, Zerbi è stato veramente un fratello. Soprattutto le uscite alle 5 del mattino in volo. A Ferragosto siamo partiti alle 3 del mattino. E siamo tornati. E siamo tornati alle 6, alle 8, 7. Raga, è stato bellissimo. Fantastico. Perché... No, raccontiamolo quella sera. Allora, eravamo qui a Ferragosto vicino a Piscia, che stavamo annoiando. Io ho detto, ma Crazy, perché non proviamo ad andare in una discoteca che sta a 30 minuti di distanza da qua? Raga, geniale! No, era un'ora di distanza col motorino. Ci siamo partiti, ci siamo allontanati tipo dalla città. Raga, eravamo in un'altra... abbiamo visto un cartello così, venuto in Francia. Veramente. Zè, io penso che tu mi mancherai tantissimo, bro. Ma è stato... Milano, ci rivediamo presto, speriamo. E ricordati quando vuoi venire in Sicilia, però ti aspettiamo. Bomba, raga. Oh, raga, Zerbi sarà una delle persone che mi mancherà di più. Ti voglio bene, Zest. Bella, bro. Grande Crazy. Ti auguro una buona notte, bro, fratello. Di solito, non si dà. No, no. Mano e pugno. Ti insegno io come si dà. Si fa così e così. E così. Dai, bro. Bella, ti saluto, bro. È stato un fratello, raga. Fammelo sapere. Dai, bella, ciao. E abbiamo salutato anche Zerbi per l'ultima volta. Mi mancherà tutto, raga. Questa villa, questo bagno, di tutto e di più. Sarà dura tornare, ma ci siamo. Ormai è fatta. Dobbiamo lasciare tutto. Io spero che mi continuerete a seguire. Codice CMAD, raga, mi raccomando, per veri matti. Ci tengo tantissimo. Inserite tutto il codice CMAD. E che dire, adesso possiamo anche... cominciare a preparare la valigia e ce ne andiamo. Raga, grazie mille per avermi seguito in questo percorso. Ovviamente le cose continueranno, continuerà tutto. Scherzi a mia madre, scherzi a mia sorella. Faremo di tutto e di più, quindi let's go. Ci rivedremo presto noi, raga, con tantissimi nuovissimi contenuti. Seguite sempre Crazy Mad, mi raccomando. E ricordo, per gli amici, per voi sono anche Salvatore. Ciao ragazzuoli, vi voglio bene. Sempre comunque, hashtag MadFamily nei commenti se siete arrivati a questo punto del video.